E che facciamo? Non la vogliamo iniziare una giornata in compagnia di Giusy mentre fa due pulizie? E allora eccoci qua. Quello che state vedendo è un dopo cena, quando ho deciso di pulire la cucina così da andare a dormire tranquilla e il giorno dopo trovare almeno la cucina fatta. Quindi ho sparecchiato la tavola, ho lavato i piatti, però non ho pulito il lavandino perché vabbè, tanto domani c'è di nuovo la colazione. Dopo aver finito la cucina, invece ho piegato, o meglio tolto le robe dallo stendino che erano asciutte e ho steso una lavatrice che avevo lanciato il pomeriggio. Ovviamente lanciato non dal balcone, ma nel senso che ho avviato il programma. Come parlo io italiano, nessuno mai. Dopo aver fatto tutto questo, si è fatta una certa e quindi vado a nanna. E buongiorno, questo è l'alba del giorno dopo. La prima cosa che faccio appena vado in cucina è quella di accendere la macchinetta del caffè, di guardarmi allo specchio, di non prendere un infarto, mi lavo la faccia e poi apro le finestre, faccio arieggiare la cucina perché comunque quando mi sveglio odio sentire gli odori del cucinato della sera prima. E poi cosa abbiamo lasciato ieri? Le robe che non ho finito di piegare, che ho soltanto rientrato e quindi mi metto a piegare quelle. Poi sì, faccio quello che molte donne odiano e che mi hanno accusato di non so quante cose nei video precedenti, ma io sì, esco ancora le rughe del mio marito perché devi andare a lavoro. Prima che si sveglino tutti, ho il tempo di fare un'altra lavatrice, quindi qua sto selezionando i capi bianchi colorati. Questa volta farò una lavatrice di scuri come vedete, e quindi prendo tutto dal bagno e vado invece giù nel lavatoio. Nel frattempo si sono fatte le 7:30, quindi mio marito sta per scendere giù dalla camera da letto, quindi preparo la moka. Questo è il caffè che lui si porterà poi al lavoro, quindi colazione per tutti, quei 20 minuti insieme a mio marito in cucina, dopodiché lui va a lavorare e io mi preparo per il lavoro anch'io. Qui è appena andato via mio marito, quindi mi sono fatto uno shampoo. Nel frattempo che aspetto quindi di asciugarmi, ripreparo il pranzo. Anche oggi zucchine, voi capitate sempre nel giorno in cui faccio zucchine, ma giuro che non lo faccio apposta.
Mentre le zucchine sono sul fuoco, io invece mi preparo e quindi mi asciugo i capelli, mi lavo, mi vesto e partiamo. Adesso inizia il periodo del che cosa mi metto. Sono stata anche fin troppo gentile, avevo detto che dovevo mettermi una cosa primaverile, ma il vestito sì, estivo, e sopra no, c'ho la mantella di Lanettina, però è verde, diciamo, non è nera, è verde, è un colore estivo, no? Vabbè, noi diciamo di sì. Vabbè, andiamo al lavoro. Ho appena finito di fare la cucina, però giustamente non vi volevo fracassare, diciamo, rompere di nuovo, quindi facendo vedere che facevo i servizi, quindi non ve lo faccio vedere. Però ho preparato anche io, brava, ho preparato anche la cena per stasera, quello che sarà una porzione, perché non è che posso presentarmi a tavola solo con questo, si vede. Le pasta brisè, spinaci, mi era avanzato un capo di salsiccia, l'ho tagliato e l'ho messo dentro, e questa bianca che vedete invece è rubiola. Quindi stasera il marito, quando viene, riscalda, e quando arrivo io c'ho un buco qui, quando arrivo io poi mangiamo. Allora, ci siamo fatti un po' compagnia da ieri sera fino a stamattina. Un momento, ok. E adesso mi fermo giusto un attimo per parlare con voi, perché sapete che c'ho sempre da fare. Vi volevo parlare di una cosa. Allora, chi mi segue su Instagram, sul profilo Le Squinternate, sa che io ho provato a lanciare uno shop. Non c'è ancora il sito, non c'è ancora il market, non c'è ancora niente, però ho contattato una ragazza che fa braccialetti a me, quindi che li fa lei, e ho chiesto di, così come ho contattato la ragazza per le magliette, e ho chiesto di realizzare un braccialetto e di chiamarlo Emotions come il nome del canale, per quindi che potessi un attimo rievocare le emozioni, insomma, tutte queste cose qua. E a me piacciono le stelle, e quindi io mi sono fatta fare il braccialetto, e io mi sono fatta fare questo, solo che forse qui non c'è luce, ed è un braccialetto con le tre stelline. Queste qui sono tre stelline dorate, il braccialetto invece è in acciaio, e queste sono le tre stelline dorate. E lo sto indossando per vedere un attimo come reagisce il braccialetto, perché io ho detto che non voglio che se ne riesca, ovviamente, e quindi lo sto usando anche per lavare i piatti, per docciarmi, eccetera. Quindi lo sto testando per voi. Quindi se andate sul profilo delle Squinternate su Instagram, dove faccio story, li trovate il bottoncino con scritto shop, e quindi potete vedere tutti i braccialetti, perché lei ne ha fatti. Benvenuti sul mio tavolo. Allora, questi qua sono i braccialetti che lei ha fatto. Questo qui ha le due sterline dorate laterali e argento al centro. Questo qui invece, ecco, sì, brava, così così si vede meglio. Questo qui invece è più distanziato, con le due stelline dorate laterali e argento al centro. Questa qui invece è il contrario, argento laterali e dorate al centro. E questa qui invece sono le due stelline laterali, argento e dorata al centro. E invece quello mio è questo qua, che ha il dorato, sono tutte e tre stelline dorate. Voi mi direte: ma come, adesso ti sei messa a vendere i braccialetti? E io ti rispondo: bisogna reinventarsi nella vita se si vuole andare da qualche parte. E io spero di non arrivare, faccio muore, ma da qualche parte voglio arrivare, e quindi ci sto provando. Mi va bene, mi andrà bene, non mi andrà bene, mi andrà male, speriamo di no, tutto quello che volete, però ci sto provando. Ovviamente io non li ho comprati a quantità industriale per dire ce n'è per tutti, no, perché io questi qua già li ho pagati, e quindi io se ne avessi comprati tanti e nessuno me li compra, io posso pure andare a piangere, voglio dire, me li vado a piangere questi braccialetti. E quindi su ordinazione, dove mi potete contattare,
Sempre su Instagram, sempre lì, mi ha dato un messaggino, ci mettiamo d'accordo, vi spiego tutto e buonanotte. Quindi, adesso che abbiamo fatto due chiacchiere insieme, io devo andare a fare i letti, dopodiché vado a prendere i bambini e riprendo di nuovo la giornata lavorativa perché non è finita, perché non è finita. Va bene, noi ci vediamo, le mani rossissime, noi ci vediamo al prossimo video e come sempre seguitemi.